Le persone vestite a lutto, donne col velo sul capo e con mazzi di fiori in mano, fiocchi neri sul braccio degli uomini, una bara in cartone con la scritta «Riposa in pace, Monbaroccio» e la musica con le note del silenzio di Nini Rosso a fare da sottofondo. Alle 9 di domenica 27 settembre è stato così celebrato il funerale di Monbaroccio, destinato a morte certa se non si eviterà la fusione con Pesaro. Dovrebbero pensarci, altrimenti non è più democrazia. Se vinci il no, rimane Monbaroccio libero, va bene? I residenti non si vogliono arrendere e dopo l'approvazione in Consiglio Comunale della delibera che dà l'avvio in Regione all'ipotesi di fusione con la città di Pesaro, danno voce all'indignazione, alla rabbia, alla paura. Non vedono prospettive per il futuro i monbaroccesi che in un centinaio hanno preso parte alla protesta civica, tornando a chiedere con forza le dimissioni del sindaco Angelo Vichi. No contro questo tipo di amministrare, no contro questo sindaco che da tempo deve rassegnare le dimissioni perché non rispecchia più il volere e il mandato che i cittadini gli hanno affidato. Chiederemo mano anche alla magistratura e chiederemo aiuto anche alla Corte Costituzionale nel momento in cui ce ne dovesse essere bisogno. Prima aspetteremo il responso del referendum e verificheremo che il no sia un no deciso. Questo sicuramente, non demordiamo né al 31-12 quando loro penseranno di chiudere il pacchetto, né dopo, perché l'iter sarà veramente lungo e non ci rassegneremo. In programma hanno altre manifestazioni di protesta e se sarà necessario, come sostengono alcuni esponenti della minoranza in consiglio, arriveranno a far sentire la loro voce fino a Bruxelles. Noi non barattiamo 500 anni di storia per una pacca di fava, si dice a Monbaroccio. Vuol dire che 5 milioni non vanno barattati con 500 anni della nostra storia, la più i nostri avi hanno combattuto per 150 anni per avere l'indipendenza da Pesaro e ci sono riusciti nel 1543 e adesso noi per 5 milioni dobbiamo perdere tutto questo, ma qui viene fuori la rivoluzione, Monbaroccio su queste cose non ci sta. Quello che ha fatto il sindaco non l'ha fatto da un sindaco del 2015, l'ha fatto da podestà degli anni 30, l'ha fatto, passando sopra la testa di tutti i monbaroccesi. I consiglieri di maggioranza l'hanno imparato, che ne dica il capogruppo di maggioranza, l'hanno imparato dai giornali che aveva fatto questi accordi col sindaco di Pesaro, che aveva fatto. Non è possibile gestire una cosa così, loro si devono dimettere, si devono vergognare di aver fatto quello che hanno fatto in Consiglio Comunale mercoledì. Secondo qualcuno i sindaci delle due città sapevano già da tempo della fusione ma avrebbero preferito tenerlo nascosto. Questo è qualcosa pensato da prima, non hanno avvertito la popolazione perché i voti che ha avuto un terzo dei voti che ha avuto il sindaco non ci sarebbero stati. La portavoce del comitato contro la fusione, denominato Vogliamo Vivere a Monbaroccio da Monbaroccesi, ha voluto rivolgere infine un appello a tutti i concittadini. A tutti i cittadini, a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro paese, che sono nati e cresciuti qui, che ricordano che i nostri antenati hanno combattuto per difendere l'autonomia del nostro comune, fino ad oggi ci sono riusciti, oggi non possiamo pensare che questi si debbano rivoltare nella tomba e dire che il loro sacrificio, anche pagato con la vita, sia stato tutto inutile. Quindi dobbiamo essere tutti uniti perché solo l'unione fa la forza.